Fabio Gavazzi, come commentare questo pareggio a reti inviolate? È un pareggio che non mi lascia del tutto soddisfatto. Penso che abbiamo fatto una buona partita, penso però che possiamo e dobbiamo far di più, soprattutto in fase realizzativa. Però guardiamo un bicchiere mezzo pieno, continuiamo a lavorare come stiamo facendo e sono convinto che le cose potranno andare solo che meglio. Ti fa onore per l'analisi molto schietta e sincera, però rimane qualche rimpianto per quel palo colpito da Bandini ad inizio gara che poteva cambiare connotati al match? Rimane qualche rimpianto, sì, ma non solo per il palo, anche abbiamo avuto soprattutto nel primo tempo 3 o 4 situazioni che con un po' più di cattiveria, un po' più di tenacia forse avremmo potuto cambiare volto alla partita. Oggi eri al debutto, soddisfatto della tua prestazione, come ti sei trovato? Sono trovato, guarda, molto bene. Questa settimana facciamo comunque tanto lavoro e buono, soprattutto tutti i giorni, quindi sono contento che non abbiamo subito gol, quello in fondo è il mio compito, quindi sono abbastanza contento, dai. Si può guardare avanti ugualmente con fiducia, adesso ci sono 2 match importanti contro il Feral Pisalò e il Pordenone, o vi preoccupa questo momento d'impasse? Sono 5 partite che non vincete. No, preoccupati no di sicuro, dobbiamo per forza guardare avanti, sappiamo il nostro valore e non abbiamo niente da perdere, possiamo solo che far bene, quindi guardiamo avanti con fiducia.